Un debutto in Serie B amaro, quello di Luciano Zauri. Il suo Pescara è uscito malconcio dalla Rechi, battuto seccamente da una Salernitana che non veniva data in gran spolvero in questo inizio di stagione. Un Pescara giù di tono e non ancora capace di interpretare l'impronta calcistica voluta dal tecnico di Pescina. Le attenuanti non mancano, squadra ancora incompleta e qualche assenza di troppo che ha complicato i piani, su tutte quella di Scognamiglio. Ha destato perplessità la pochezza dell'attacco, con un Galano che ha giocato diversi palloni senza incidere, mentre Brunori e Tuminello sono risultati avulsi dal gioco. I dirigenti biancazzurri negli ultimi giorni di mercato vogliono sanare una delle lacune principali, la carenza di esterni d'attacco di ruolo, specie dopo la decisione, forse affrettata, di mettere fuori rosa Marras in attesa di trasferimento. Allora ecco che Baccolì, esterno 21enne della scuderia dell'agente Carlo Di Renzo, partito dallo Sportore per poi passare nel 2016 alle giovanili della Roma, con cui è sotto contratto fino al 2021. Una carriera che stenta a decolare dopo aver brillato nella primavera giallorossa. Il giocatore, ora in prova, firmerà e arriverà in prestito. Ma non basta, perché il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti vogliono dare anche un esterno più pronto e meno scommessa a Zauri. Le prossime 24 ore saranno decisive per l'arrivo dell'esterno brasiliano Raider Matos, di proprietà dell'Udinese. Nell'incontro coi dirigenti friulani sul piatto sarà messo anche il possente svedese Svante Ingelsson, che potrebbe essere utile per ridare al reparto mediano quella fisicità che al momento manca, specie dopo il forfait di Tabi. Da valutare le condizioni del gigante scandinavo, che lo scorso anno ha dovuto smaltire prima un'operazione al crociato, poi un'altra alla spalla. Due sono poi i sogni per l'attacco: Antonio Di Gaudio in uscita dal Verona, per il centrocampo un ritorno, quello di Luca Balzania dall'Atalanta, che però vuole una chance in Serie A, quella che ha ottenuto ieri un altro orobico, Matteo Pessina, che ha firmato col Verona. Per la difesa, dopo aver chiuso con Edoardo Masciangelo in prestito dalla Juventus per il ruolo di terzino, il Pescara potrebbe tornare alla carica per il giovane Matteo Gabbia. Se ci dovesse essere un altro no del Milan, lo staff biancazzurro potrebbe virare verso Mirko Drudi del Cittadella. Intanto i biancazzurri sono da ieri al lavoro per preparare il match casalingo di domenica contro il Pordenone. Dai biancazzurri si attende il riscatto, ma occhio ai ramarri neopromossi, che hanno surclassato ieri sera il Frosinone 3-0, schierando 8 undicesimi della formazione che ha vinto la Serie C.